Un progetto che intende elevare il senso civico cittadino. Kim Ambiente Amio ha proposto l'iniziativa di sensibilizzazione con le associazioni di rete a raccolta dedicata alla raccolta differenziata. Si tratta della prima esperienza di questo genere a Taranto. Più di 20 volontari saranno impegnati ogni giorno nel supporto ai cittadini per un corretto conferimento dei rifiuti nelle mini isole ecologiche ingegnerizzate del borgo. Alla cerimonia di presentazione dell'evento che sancisce l'avvio del progetto, in Piazza Garibaldi, nei pressi del punto informativo del Comune, c'erano, oltre al sindaco Rinaldo Melucci, il presidente di Kim Ambiente Amio Giampiero Mancarelli e l'assessore Paolo Castronovi. Quando noi siamo partiti un anno fa, sapevamo che sarebbe stata certo una strada molto impegnativa, anche perché questa è una città grande con alcune periferie vaste che ha accumulato sacche di degrado negli anni, ma non potevamo rimanere fuori da questo futuro, da questa normalità, e quindi nonostante il Covid, nonostante le difficoltà, con l'aiuto anche di questi volenterosi cittadini, io penso che noi ce la faremo. Quest'anno sicuramente completeremo il programma della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, decideremo adesso da qui a poche settimane anche con la maggioranza di Palazzo di Città su come revisionare eventualmente lo studio che abbiamo varato l'anno scorso tra cassonetti ingegnerizzati, carrellabili e altre soluzioni. Ci sono oltre 7 associazioni, ci sono 24 volontari e nei pressi delle isole ingegnerizzate loro saranno utili ai cittadini per capire, nel caso di dubbio, dove conferire correttamente i rifiuti, quindi le varie campane presenti, la gialla per il multimateriale, quindi parliamo di carta, cartone, plastica e metalli, l'organico nel marrone, l'indifferenziato che deve essere sempre ridotto al massimo e il vetro nel verde. Adesso ci aspettiamo che con l'aiuto di questi volontari possiamo aumentare quella percentuale famosa che ci consentirà di avere anche poi a cascata i risparmi economici da riversare sui cittadini.